Bicicletta, territorio e natura. Un percorso lungo 70 km, quello della pista ciclabile Treviso-Ostiglia, che attraversa borghi, paesi di campagna, oasi naturalistiche da Treviso fino a Montegalda. Da un lato un luogo attrattivo per i turisti e di passaggio perché è un asse est-ovest che taglia il nord Italia, dall'altro però anche utilizzata fortissimamente come strumento interno e di movimento per i cittadini residenti. Provincia di Vicenza, Padova-Treviso, sono stati 800.000 passaggi nel 2023, ma non solo, numeri crescenti anche per il Treviso Ostiglia Fest, il primo evento diffuso su tutto il territorio della ciclabile in pieno svolgimento. Abbiamo pensato di non fare il grande evento portato dall'esterno, ma di farlo nascere da giù, da sotto, dagli operatori, ed è stata una scommessa vinta. 40 eventi il primo anno, 70 il secondo anno, più di 100 quest'anno. Una pista ciclabile costruita sulla scia dell'ex linea ferroviaria che collegava la città di Ostiglia a Treviso e idealmente due grandi fiumi, il Po e il Piave. Ce n'è davvero per tutti, a partire dalle, diciamo, dalle gravel, quindi attività più dedicate ad un pubblico, diciamo, adulto, ma anche ad escursioni in bicicletta che portano e partono dalla Treviso Ostiglia per poi invece portare fuori a vedere proprio quella ricchezza di patrimonio rurale che è tipico delle nostre campagne venete. E per chi non avesse una bicicletta? Ci sono almeno 3 punti di noleggio biciclette anche con un'azione di self-guided, quindi viene fornita una traccia per poter andare ad un ritmo proprio, quindi seguendo un po' il proprio movimento, ecco, raggiungere alcuni punti della Treviso Ostiglia.